tutto incominciò quella mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino, quando io ritornai da un lungo viaggio di lavoro all'estero per conto della mia azienda, della quale modestamente sono un dinamico manager. Dove stiamo andando? Ho una sorpresa per te, Sandrino. Dai, sbrigati, Sandrino. Vengo, vengo. Arrivo dal Nepal dopo un mese e non posso neanche passare da casa a farmi una doccia, vero? Ma la doccia puoi farla anche qui. Beh, se proprio lo vuoi sapere, io a casa ci volevo passare per un'altra ragione. Voi italiani, sempre quello pensate. Ma scusi, è meglio quello che penso io che giocare a tennis con un prete, no? Sandro, padre O'Connor non è un prete come gli altri, è un irlandese. Ma dai, se sta a Roma da quando c'aveva 10 anni. Un irlandese resta sempre un irlandese. Mio padre diceva, porta una foca in Africa e resta una foca. No, ti prego, non cominciare coi proverbi del tuo paese. Io già sono stanco, 18 ore di volo, ma mi metto a sentire pure i proverbi. O'Connor! Sandro! Eccomi qua, sono venuto a trovarti. La pecorella smarrita è tornata all'ovile, Sandro. Non è passato neanche da casa. Neanche la doccia mi sono fatta. Sì, sì, io conosco le tue docce, your bed dance. Che vuol dire? Di mortacci tua. L'irlandese di Trastevere. Senti, ti vedo un po' sciupato, giù di corda. Dovresti fare un po' di moto, di esercizio. Sì, eh? Sì, anche tu, Pamela. Io? Andiamo a casa, facciamo gli esercizi. A me mi piace fare gli esercizi. Ma che fai? Io non intendevo parlare di questo. No. Io volevo dire esercizi atletici. Voi italiani sempre a quello pensate. E pensateci pure voi irlandesi qualche volta. Sandro. Andiamo a casa. Piglia pure per il culo. Io non ce la faccio più. Ma che spingi? Your bad dance. Il nonno. Forza, Sandrino, stringi i denti, perché stasera ti ho preparato una bella sorpresa. Un'altra. Oh, Sandro! Amore! Sorry! Ti ha fatto male? Sorry. Oh. Ah sì, perché secondo te dovrei pure chiedergli scusa dopo quello che mi ha fatto, guarda. Ma sì, la colpa è tua, tu ti sei distratto e questo non è sportman da parte tua. Senti, io me ne fotto di essere sportman con padre O'Connor, va bene? Sandrino, tu hai proprio odio per lui. Ma no, che odio.
È invadente. Sta sempre fra i piedi, scusa. Padre O'Connor è il mio confessore. Se la vuoi sapere, è proprio questo che mi dà fastidio. Tu gli racconti troppe cose. Sì, troppe cose intime. Se facciamo l'amore, come lo facciamo, se abbiamo intenzione di procreare, Non è corretto parlare di questi argomenti. Ah, no? No. Con me non è corretto e con lui sì. Guarda, ti giuro, la prossima volta che lo incontro io gli dico tutto quello che penso di lui. Sì, Sandrino, ecco. Ma non questa sera. Perché stasera vediamo Padre O'Connor? Perché, scusa, non dovevo invitare anche lui alla cena? Ma quale cena? Ma è la sorpresa per il tuo ritorno, te l'avevo detto. A me? Ma sì, sì, Sandrino. Una cena tutta di cucina del Nepal. Eh no, porca miseria, ma nel Nepal si mangia di merda. Ma guardi, io torno dopo un mese. Io ho una voglia di matriciana. I tuoi invitati li ricevi tu, io me ne vado in trattoria dalla sora Checca. Sandrino, per favore mi vuoi insaponare la schiena? Amore, ma chi è questa gente che viene stasera? Dimmi. Per primo verrà il tuo presidente. No, Sandrino, lì mi insapono io. Non lo devi fare tu, non è corretto. Dai, amore, solo un pochino. Non pensare a quello che direbbe padre O'Connor. Sì, buona, si viene qua. Chi altro viene? Dimmi. La signora Valenti. Mamma mia, quanto è brutta. Quella fa passare l'appetito. E poi chi altro? Dimmi. La moglie del presidente. Bella sporcacciona. E poi? Dimmi. Il professor Valenti del vostro ufficio studi. Sì, ma non lo far sedere vicino a te, perché quello è un mandrillo, eh? No. E poi? Dimmi. Il dottor Samai, l'ha detto commerciale del Nepal. Sì, no, Sandrino, via le mani. L'amore lo facciamo dopo cena. Vabbè, come vuoi tu, Pamela. Basta che se ne vanno presto questi scocciatori. Dulcis in fundo, la sorpresa per i nostri ospiti. E allora, quanti bisogna metterne? Non lo so, credo una a testa. Forse il dottor Samai lo sa bene. Quanti cucchiai bisogna metterne? Permette? Prego. Grazie. Allora? No, mi dispiace. Questo io non lo conosco. Ma come l'ho comprato a Kathmandu, all'aeroporto? Ma lei sa quanti varietà di infusi aromatici abbiamo da noi nel nostro paese? No, quanti? 30.000. Una testa, vediamo un po' se va bene. Questo qua è speciale, sapete. Sì. Questo è il migliore, il più buon tè di tutti i tè del Nepal. Ecco. Su, come dice il verbo. Permette questo tango, dottor Samai? Dico a lei. Volentieri, padre. Please. Caro, caro, por favor, puoi tenermi al pallone un momento? Passo la palla al centro, attenzione! Rete!
testa. Aia. Oh, mamma. Ma chi è sto casino? Ciao e a fra poco. Oh, madonna. Fernet Branca. Dice stimola. Digerire e vivere. Ma che abbiamo fatto così? Gin Fizz Peio, il cocktail dei giovani. Bevete tranquilli, è Peio. Eccoci di nuovo a voi, amici ascoltatori, per presentarvi l'ultimo successo di Greenfield & Cook, il noto complesso olandese che si sta imponendo anche da noi tra il pubblico dei giovani. Pamela? Pamela? Pamela, Pamela, ma che fai qua, Pamela? Oddio mio, che c'è, Pamela, ma che ti senti male? Pamela, ma perché tremi? Che c'è, freddo, Pamela? Ma che sarà successo? Ma perché stavi qua? Pamela, hai bevuto troppo ieri sera, vero? Come stai? Vuoi che chiami il dottore? No, no. Sta passando, sta passando. Meno male, tesoro mio, mi hai fatto una paura. Tesoro mio, vengo a letto con te, eh? Facciamo l'amore finalmente. No, non è possibile. Mai più, mai più. Ma che stai dicendo, Pamela? Non è più possibile, Sandro. Perché non è più possibile? Perché sono contaminata. Devi avere orrore di me d'ora in poi. Orrore. Ma che dici? Ma perché dovrei avere orrore di te? Perché? Sono stata violentata. Quando? Stanotte. Adesso sono tutta contaminata, allontanati. Ma violentata come? In modo orrendo. Non ci sono parole adatte per descriverti che cosa mi ha fatto quello là. Ma chi è quello là? Chi è? Il diavolo! Ma andiamo, tesoro, cerchiamo di ragionare. Tu hai bevuto un poco troppo. Su, tesoro. Non puoi più chiamarmi tesoro, io sono contaminata. Io sono una creatura del demonio. Basta, del demonio. Basta, Pamela. Io non ci credo al demonio, va bene? Tu adesso mi devi raccontare quello che è successo stanotte. E sbrigati. Aveva occhi di fuoco. Due occhi rossi. Mentre l'aggrediva, disse qualcosa? Sì. Disse con una voce lontana, lontana. Se non me lo dai, ti strozzo. Lei capì subito che cosa voleva. Certo, voleva l'anima. Ah. E poi? E poi spiccò un gran salto sui piedi biforcuti. Come fa a sapere che aveva i piedi biforcuti? Glieli ha visti? Il diavolo ha i piedi biforcuti, questo lo sanno tutti. Già. Ma davanti? Spiccò un salto e mi afferrò alle spalle. Ma io gridai, Satana, va de retro! Ma lui, con un solo gesto, si liberò dei pantaloni e vidi una cosa terribile. Ma chi è? Non è educato sentire dietro le porte. No, è mia moglie la signora che... Sì, ma la prego, si accomodi. Grazie. No, siccome dice che quello là si era levato i pantaloni, lei vide una cosa terribile, non so... Si era spaventata e allora... Che era? E dopo... Dopo fu meraviglioso. Come volare, volare al di sopra delle nuvole, senza peso. Era bellissimo, bellissimo. Il diavolo! È orribile, mostruoso! Oh, voglio morire! Sandro, aiutami! Il diavolo! Sandrino, padre O'Connor! Faccia questa iniezione alla signora, subito. Si calmi, signora, si calmi, su. Professore, che succede? Mi dica tutto. È molto agitata, ma presto dormirà. Le stanno somministrando un calmante. Ah, sì? Non si agita anche lei, però. Continuava a delirare, vero? Sua moglie non ha mai delirato. Ma come? Parlava del diavolo, l'ho sentita bene. La signora è molto religiosa, a quanto ho capito. In questi casi si tende a personificare nel diavolo un male realmente subito. Come realmente subito? Ma perché lei pensa che mia moglie sia stata veramente violenta? È l'unica cosa di cui possiamo essere certi. Ha fatto un nome! Lo voglio sapere! Ingegnere, questo è uno studio medico, non è un ufficio di polizia. Mi scusi, professore. Ha ragione.
La prego, mi aiuti, io sto male, non so più quello Bravo. Che dico. Così va meglio. Allora mi dica. Punto primo. Sì. Sua moglie non ricorda nulla di quella nottata, no, se non la violenza subita. Poverina, ha sofferto molto, vero? Ma vede, si è trattato di un amplesso insolito. Sì? Ingegnere, scusi, c'è sempre la delegazione giapponese che aspetta in anticamera. E li faccio aspettare, sono famosi quelli per la loro pazienza, no? Ingegnere, scusi. Cosa c'è ancora? C'è anche il signor Lama del laboratorio ricerche che dovrebbe parlarle. E lo faccio passare, cosa aspetta? Si preoccupa soltanto dei giapponesi, lei? Avanti, venga, venga avanti. S'accomodi, s'accomodi. Finisco di firmare queste lettere e sono subito da lei, eh? Ecco fatto. Dunque, Lama, lei dice che voleva parlarmi, vero? Mi scusi, ma ci Prego. Deve essere un equivoco. Come? Veramente, ingegnere, forse lei se n'è scordato, ma ieri mi ha affidato un piccolo incarico. Io un incarico? Quell'analisi. Ah, sì, è vero, mi ricordo. Ma non c'è nessuna fretta, sa, caro Lama. So che avete tanto di quel lavoro giù in laboratorio. Permette. Ma cosa fa, Lama? Oh, mamma mia, chiude la porta. Brutte notizie. Ingegnere, questa roba prima sparisce e meglio è per tutti. Ma perché, scusi, cosa c'è in questa roba? Parli piano, ingegnere. Se per un grammo di marijuana danno 2 anni, oh, con questo qui ci scappa l'ergastolo, eh. Vuol dire che questa qui è roba stupefacente. Ma com'è possibile, Lama? Ingegnere, l'oppio, al confronto, è una pampa per ragazzini. Ci siamo capiti? Mi creda, Lama. Me l'hanno venduto per un infuso stimolante, mi deve credere. Stimolante. Stimolante. Stimolante, stimolante. Uno con questa roba qui può fare cose da pazzi. Per esempio che cosa? Paralizza i centri inibitori per prima cosa. Ecco, un pizzico di questo, con rispetto parlando, sì. Anche una santa, diventa una mignotta! Non c'è bisogno di gridare, poi mica tutte le sante sono mignotte. Mi raccomando, sì. Lo faccia sparire. Va bene, lo farò sparire. Oh, Lama! Sì, dica. Massima segretezza, mi raccomando. Ingegnere, andrei al gabbio pure io. Bravo, bravo, bravo. Ma avevano detto che era un infuso. Era un tema, avevano detto. I giapponesi, ingegnere. Va bene, li faccia passare. Gli offriamo il tè, come no, al solito. No, il tè è pericoloso, si rischia l'ergastolo. Faccia portare dell'acqua minerale. Ti dico che questo è impossibile. Ma perché insisti, scusa, me lo ricordo benissimo. Tu venivi dalla terrazza e sei entrata qui nel salone. E proprio in questo punto ti sei tolta la sottoveste. Il vestito te l'hai già tolto prima. E sei rimasta in reggiseno e in mutandini. Oh, E loro hanno visto tutto? Certo che hanno visto tutto. E tu non sei intervenuto? No, perché io ero come paralizzato. Ero in trance. Anzi, mi sembrava la cosa più naturale del mondo. Questo è perché nel tuo subconsciente sei uno sporcaccione. Ma che sporcaccione, sporcaccione? Cosa c'entra lo sporcaccione? Se io ero drogato come tutti quanti e non mi ricordo più niente. Allora, cerchiamo di ricostruire. Dunque, tu sei venuta qua e ti sei spogliata. E dopo che cosa hai fatto? Poi la stanza era tutta avvolta dalle fiamme. Quali fiamme? Allora io sono entrata in quel fuoco. Ma quale fuoco, Pamela? Non dire fesserie. Che c'entra il fuoco? Perché non ci credi? No. Ma anche da noi, nel Medioevo, un santo irlandese attraversò le fiamme senza bruciarsi. Basta con questi santi irlandesi, ti prego. Cerchiamo di ricostruire quello che è avvenuto l'altra sera. Allora, mentre tu stavi col reggiseno e le mutandine, io non t'ho visto più perché mi ha preso un colpo di sonno. Ma tu che cosa hai fatto dopo? Che cosa hai fatto? Poi le fiamme mi entravano dentro. Come dentro? Ma io non avevo paura. No? Anzi, era eccitante. Come? Eccitante. Ancora. Com'è bello qui. Com'è bello. Il fuoco è purezza. Alleluia. Che vuoi da me? Vattene. Ritorna da dove sei venuto. No. Il diavolo. Vada retro, Satana. No. C'è la mamma, è parita, deve essere parita, per forza. È un vecchio impotente, lungo, vizioso. Sento le sue dita di ferro che mi abbrancano. No, non è Parini, è un mollaccione. Le sue mani sulle mie cosce. Le mani sulle cosce, è Valenti. È il professor Valenti, per forza. Lui ce l'ha il vizietto delle cosce.
La tua pelle è calda, scura, profumata. Samai, l'asiatico! È lui! Ancora, ancora. Con te è meraviglioso. Non è peccato, non è peccato, lo so. Tu puoi lavarmi da ogni peccato. Padre O'Connor, il suo confessore. No, basta, basta, andate via. Andate via, andate via! Andate via! Andate via, andate. Andate via. Non ce la faccio più. Mandi giù questo, ingegnere. Grazie. Che le farà bene. Oddio, speriamo che... Oddio. No. Mi aiuti, professore. Che cosa posso fare, professore? Può guarire, per esempio. E come faccio, una parola? Ma per guarire lei ha bisogno di riavere sua moglie. Mi capisce? È certo che la capisco, ma in che modo? Voi due potrete riequilibrarvi in un solo modo, riprendendo i vostri rapporti sessuali. Ma io sono prontissimo. È mia moglie che non vuole, che ha orrore di me. E avrà orrore di lei fino a quando non avrà accertato che quella notte non fu il diavolo a possederla. Già, ma come faccio a convincerla? Si è fissata, mia moglie si è fissata, che è stato il diavolo. Oh. Non ce la faccio più, professore. Ma ti fai sentire, ingegnere? C'è un modo per convincere sua moglie che si trattò di un normalissimo amplesso. Bisogna che sua moglie ripeta la medesima esperienza in tutti i particolari di quella notte. Non ho capito, professore. Eppure è semplice. Sua moglie è stata traumatizzata da una circostanza da lei ritenuta metafisica, diabolica, per l'esattezza. Bene, se scoprirà, ripetendo lo stesso atto e con la stessa persona, che nulla accadde di misterioso o di mostruoso, il blocco verrà rimosso. Insomma, sua moglie guarirà, per intenderci. E io, scusi? Lei che cosa? No, dico io, secondo lei, dovrei mettere nel letto di mia moglie un farabutto che, approfittando delle menomate condizioni di quella disgraziata, ne ha approfittato più meglio. Ingegnere, se lei ha dei problemi di ordine morale, si rivolga altrove. Ma come, professore? È un farabutto, quello è un farabutto. La scienza non si preoccupa se in certi casi viene prescritto come medicina un farabutto. E lei crede che mia moglie possa accettare una proposta del genere? Ma per carità, mia moglie è una donna onesta. E per di più è cattolica. E per di più irlandese. Vedi, Pamela, peccato è quando c'è l'intenzione di peccare. Ma tu devi commettere un atto impuro per rimanere pura. Hai capito la differenza? You like? Ma io non ce la faccio, padre O'Connor, non ce la faccio. Non posso tradire mio marito. Sono una donna onesta. Lo sai cosa fece San Gerundio, che era molto caritatevole, per convertire un pirata marocchino che l'aveva schiaffeggiato? Sì, gli porse l'altra guancia. No. I marocchini se ne fregano delle guance. Ora, se l'ha fatto San Gerundio, che era un santo, puoi farlo anche tu per il tuo matrimonio. No. Matrimonio? Sì, lo farò. Brava. Anche se proverò un gran dolore. Sei pronta? Sì, sono pronta. Mi scusi, reverendo, ma in luogo pubblico o aperto al pubblico c'è l'articolo 2374. Sì, ma io le posso assicurare. Ma che vuole assicurare? Arriverei. Pure i preti sommeni, se capivo, no? Ah, guardi, la prego. Che fa? Scusi. Di mettere a verbale che io. Ma che vuol mettere a verbale? E la signora, stavamo. Arriverei. Ma che sono cose che si mettono a verbale? Non ho capito, sono cose da pazzi. I bruscolini. Ah. Cosa da pazzi? Buongiorno. E non si può. Che cosa non si può? E dai, che mai capito, va. Veramente? A me i guardoni non mi piacciono. No, io guardavo senza guardare. Oh, vabbè che è un prete. Ma nomo pure lui, no? E se trova una zoccola che ci sta, Eh già. Namo, circolare, circolare. La zoccola.
proprio un punto e mezzo ai signori. Dai dai, dai 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 dai. Ci ho ripensato. Vedi, quell'uomo è disgustoso. Che c'entra? Anche l'olio di ricino è disgustoso. Eppure aiuta a guarire. Sandro, che perché? C'è? Perché proviamo ancora noi due? Proviamo ancora, ti prego, dai. Ce la farò. Pamela, sono due settimane che proviamo giorno e notte, senza concludere niente. Io non ce la faccio ad andare avanti così, guarda. Preferisco divorziare. Andiamo dall'avvocato. Non lo so, dillo. Sandro, no, non dobbiamo divorziare. Il matrimonio è un sacramento. Beh, allora. Va bene, va bene. Farò come hai deciso tu. No, l'abbiamo deciso insieme, ma... Vieni qua. Beh, vai, andrà tutto bene. Ok. Prendi tu il timone, Salvatore. Molto bene, sua moglie, bravissima, ha studiato di lei. Scusatemi tutti, prego. Sono un po' stanca, vado giù a riposarmi. Ma certo, prego. È un po' difficile. Sì, oggi è mosso il mare, infatti mia moglie si è sentita male, in cuccetta starà meglio sul letto, va sul letto. Sì, scusi, posso sedermi al suo posto, ingegnere, le dispiace farmi vedere vicino a sua moglie? Non le dispiace, vero? No, no. No, voglio vedere... Come suona sua moglie, brava, eh. Mi piace il gioco che fa con le mani sulle corde. Con le mani, mia signora, lasciamolo fare. Sì, è brava, si vede, si vede. Io vado a sdraiarmi a prua. A voi non piace fare una bella dormita al sole, no? No, no, per carità. Preferisco sdraiarmi giù col ventilatore acceso. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci, ingegnere. Beh, allora permesso, io vado a sdraiarmi, a più tardi. Oddio, come si balla oggi. Io vado a fare una bella fiesta. Vieni anche tu. Ottima idea, vengo anch'io. Mi scusi. Oh, ti prego ancora, così mi piace, oh che bravo. Ah, Dio, fusta via sangue, poi sarò come un leone, vedrai. Ancora, ancora vedrai che dopo ti sparerò come un leone. Ma sì, che fai, calletti, fustami con i mandoli secchi. Ancora, che fai, ti fermi, adesso che stavo per fuggire. Ancora, perché ti fermi? Sì, sì. Oh che bella, oh che meraviglia, brava così, ancora, ancora, ci siamo quasi, brava la mia, mi fai male da morire, vai ma, va, va, che cosa fa adesso il leone della foresta? Possiamo giocare con fruste eschimesi, abissine, georgiane. Sicché lei esclude che le cose possano andare diversamente. Nel modo più assoluto, signora. Io spero che questo resti un segreto tra lei e me. Certo, ma prendendo sostanze particolari,
Non lo so, droghe, afrodisiaci. Amica mia, adesso lei mi compatisce, non lo faccia. Io attraverso la fustigazione ho piaceri maggiori di quelli che alla gente normale dà la pratica sessuale. Mi capisce? Sì, sì, ma sua moglie... Oh, mia moglie picchia meravigliosamente! Vuol dire che tra voi due non è mai successo... No, signora, devo sapere perché la patria mi ha dato 30 anni fa una medaglia d'argento. Ero Adella Lamein e stavo disinnescando una mina. Ero preso poco in questa posizione qui. E la mina era qui. Io non so cosa ho fatto. E bam! La mina è saltata in aria. Io sono volato via e mi sono salvato le mani, il viso e tutto quanto. Tutto? Beh, proprio tutto no, devo dire. Ma dopo la medaglia, almeno la pensione gliel'avranno data. Senti, non ce ne frega niente della pensione. Parliamo del nostro problema. Comunque è colpa tua, Sandro. Perché? Hai peccato di vanità. Perché hai voluto spingere tua moglie tra le braccia del più vecchio degli indiziati. Ma le descrizioni di Pamela corrispondevano esattamente, scusa. È stata aggredita da un essere repellente, è vero, Pamela? Sì, 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 mi saltò addosso, mi toccava qui, qui e qui. Parlare ma non indicare. Ah, si può parlare? Parlare si può parlare, tanto lui è a Roma solo da 2 giorni. Viene da Dublino e non capisce una sola parola di italiano. Va benissimo, allora io ti parlo sinceramente. Senti, O'Connor, io di religione non me ne intendo. Lo so. Ma se il diavolo deve avere un aspetto, diciamo, ributtante, no? Orrendo. Sì. Mi pare che l'ingegner Parini sia proprio la persona più indicata. È brutto, Parini, ce l'hai presente? Sì, sì. È un mostro, scusa. Sì, sì. È proprio ma brutto. Ma lo sai che mi fa ridere, Sandro? Ma perché tu credi ancora al diavolo brutto? Perché secondo te il diavolo è bello. Che c'entra? Pensa che il diavolo, per tentare Sant'Antonio, si è trasformato nelle vesti di una meravigliosa cortigiana. Il diavolo quando fa le cose le fa bene, le fa in grande. Si trasforma, diventa bello, giovane, hai tante. E tu, piccolo uomo presuntuoso, hai avuto paura di spingere tua moglie tra le braccia dell'unico giovane affascinante e misterioso di quella sera. Affascinante e misterioso? Ma chi sa mai il nepalese? Tu, Dixisti. Ma andiamo, figurati, sa mai. Non si sa mai, Sandro. Quello è straniero, probabilmente pagano. Senza neanche il freno della morale cristiana. Ma che c'entra il freno della morale cristiana se quella sera eravamo tutti drogati? Anche in stato di incoscienza, Santa Madre Chiesa sa parlare al cuore dell'uomo. Amen. Amen. Che t'avevo detto, non capisce una parola italiano, se crede che sto a fare una predica. Go away, Patrick, thank you. Scusa, O'Connor. Che c'è, mu? Ma allora tu dici che sa mai. Scusi, padre O'Connor è in sagrestia? Yes, ma lui adesso è occupato con uno cornuto. Mia, solamente mia. Beh, lasciamo perdere. Ma che mia, ma che mia. Magari fosse... Sandro! Sbrigati, che Viviane è già arrivata. Sì, lo so, vengo subito, ecco. Speriamo che sa mai sia il diavolone nostro. Ecco. Oh, madre sane, sbrigati bella quando vi è la sera. Sera d'estate, datti una rifrescata e andiamo via. Viviane, tu devi essere molto, molto sexy con Sandro, in modo scandaloso. Certo. Mica mi dispiace, sai? Ah, se è per questo, neanche a me. Voi italiani siete sempre pronti a prendere le cose in ridere. E tu sei sempre la solita permalosa. Io non sono permalosa, solo che scherzo è scherzo e lavoro è lavoro. Eccolo. Ah, eccolo là. Beh, mica male il tuo diavoletto. Fortuna e prosperità. Eccoci qua, buonasera, dottor Samai. Il male sia ben lontano dalle ingegnere. Facciamo le corna, dottor Samai. Facciamole bene, mi raccomando. Prego, viviamo. Eccoci qua. Devi per forza uscire di casa tua. Ma non è tempo che perdi, puro quando famo tardi. La notte è troppo bella per andare a dormire. Sbrigati bella quando vi è la sera. Sera d'estate, datti una rifrescata e andiamo via. Batterà una camicetta pure senza niente sotto e respiriamo tanta felicità. Gli hai fatto violino? Sì. E lui ci sta? Tutto bene, tutto bene. Mi raccomando, Mangi, dottor Samai, si tenga in forza. Che la serata non finisce qui. La notte è troppo bella per andare a dormire. Roma d'estate. Ma non c'è più vino. Silvio, un'altra bottiglia, per favore.
Un'altra bottiglia. Non sono abituato. Tenere sotto il tavolo, come dicono in Roma. Bevi, sto goccetto, questa è roba buona. Bevi e state zitto. Amore, quello fa risuscitare i morti. Così. Salute. Com'è? Eh? Eccellente. Buono, eh? Certo che un giovane diplomatico come lei a Roma, scapolo, simpatico, anche bello. Bravo, ha ragione, lei è bello. Certo, anche bello. Chissà quante occasioni, no? Certo, Roma è molto eccitante. Ecco, bravo. Qui è tremendamente tutto, come dire... invitante. Prurito! Ah, sì, prurito! Dai, fagli piedino, fagli piedino. Ma sì, certo. Io voglio di ballare. E voi? Mr. Music Man, display your finest tunes if you can. Love theme for tonight, hardly can wait to hold it tight. Oh, 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 that's way nice, my little friend. That's way your problems do. Perché lei non è ancora sposato? Perché non è successo. Nessuno conosce il vero me. Dietro di me vedono il mistero. Diamanti, elefanti, Kama Sutra, antica arte dell'amore. Le piace Viviane? È una signora molto attraente. Ho paura che anche mio marito pensi la stessa cosa. E questo non è bello. Tutti insieme, tutti amici. Sì, ma credo proprio che fra mio marito e Viviane non si tratti solo di amicizia. Ma io a Sandro l'ho sempre detto. Ti sarò fedele soltanto fino a quando mi sarai fedele tu. Che fanno, che fanno? Lei ci sta provando, mi pare. Ma lui è un pochettino sulle sue. A me mi sa che la tua presenza lo intimidisce. Tu dici, eh? Hai ragione. Bisogna darsi da fare, dai, stringi, stringi. Così è forte, così vai. Dido, non sono mica di legno io. E neanche da me. Complimenti. Champagne, perfetto. Salute, salute a tutti. Bene, bene, bene. E vuoi, cara, una sigaretta? Oh, grazie. Come va? È molto prudente. Non è uno sporcaccione come te. Cosa c'entro io adesso? Tu pensi che abbia soggezione di me? Non so, può darsi. Ah, si soffoca dal caldo qui. Perché non ce ne andiamo, eh? Fa troppo caldo. Oh, no, si sta così bene qui. Sì, allora facciamo una cosa. Io e Viviane andiamo a fare un giretto. E voi due restate qui a ballare, va bene? Sì, andiamo a prendere un girato. Bravo. E torniamo subito. Okay. A più tardi allora, eh? Permesso. Ci hanno lasciati soli. So che in Svizzera ci sono cliniche specializzate per casi del genere. Sì, figurati, adesso faccio rinchiudere Pamela in una specie di manicomio, ma per carità. Ma non ho mica parlato di manicomio io. No, vedi, il fatto è che tanto io quanto Pamela abbiamo una gran fiducia nel professor Baroni. E quindi, prima di tentare la Svizzera, cerchiamo una cura meno pericolosa, capisci? Ma se Pamela ha subito un trauma, perché non provi tu, con la dolcezza, con la pazienza, no? Come se niente fosse. E perché? Credi che non ci ho provato? Ah, sì? Continuamente, ci provo. E lei? Che fa? Si ribella? No, vedi, non è che lei si ribella. Anzi, lei, poverina, le prime carezze le sopporta. Ah, sì? Sì, quando io le tocco così dolcemente il collo, no? Non so, la spalla, per esempio. E poi? Il seno, anche il ginocchio. Ah. Non dice niente, poverella.
La coscia, così, vedi? Ecco, alla coscia lei comincia ad agitarsi. Ma io glielo dico, stai tranquilla, no? E le dico, distenditi, rilassati. Niente, non c'è niente da fare, niente. Ma la colpa è tua. Perché? Perché ti preoccupi e smetti sul più bello. No, no, io continuo. Sì, no, cosa credi che mi arrendo? Io continuo con delicatezza, così, piano piano, con dolcezza. Ma hai provato con la violenza? Sì, sì, come un disperato. Sì. Così, come, sì, così. Così, via. Comunque, secondo me gli svizzeri sono all'avanguardia. Ah, sì, certo. Ti ricordi Yash, la moglie di quel pezzo grosso dei Cavalieri di Malta? Sì, ecco, me la ricordo. Bene, quella lì è appena entrata in clinica. Guarisci. Figurati. Ma che sei ubriacato? Andiamo, andiamo via subito. Ma che sei facendo? Dottor Samai, venga, qui andiamo. È stata proprio una bella serata. Sì, sì. Ben bevuto, ben mangiato e anche ballato. La coppa del piacere è stata votata. Quasi tutta, ma non proprio tutta. Ma interrompere la gioia a metà? Mai, mai. Lo so, che cosa tu vuoi da me? Che cosa? Al ristorante, al night, mi facevi occhialino, piedino. Ma che fai? Oh, leva sta mano! Ma che fai? Leva sta mano! Ferma! Ferma, Pamela, per carità, ferma! Ma perché? Ti dico di fermarti, per favore! Il dottor Samai ha deciso di prendere un tassì, non vuole più stare con noi, se ne va. Va a casa in tassì. Prego, dottor Samai, buonanotte, vada, vada! Vada in India, non si faccia vedere più da queste parti, ma tu guarda che... Colui che non conosce la verità ha paura della gioia, prima di ancora provarla. Fortuna e prosperità. Ma vaffa... Ma tu guarda che disgrazia. Ma come in India magari ci sarà un solo frocio, è capitato proprio a noi. Sei bravo il tuo padre O'Connor, come ci ha indovinato, affascinante e misterioso. Questo è Ricchione. Prima un mutilato, poi un omosessuale. Ma c'era un mandrillo tra gli invitati di quella sera, il professor Valetti. No, questo è certo. Nessuna relazione stabile. Si tratta di una persona molto prudente. Ma avete provato con l'adescamento? E come no? Gli abbiamo mandato Cecilia in ufficio. Chi è Cecilia? Cecilia! Cecilia! Da chi sei stata ieri mattina? Dal professor Valenti, come mi ha detto lei. E com'eri vestita? Insomma, direttore... Che gli hai detto? Gli ho detto che se si dava da fare per trovare un posto da autista a mio fratello, io, insomma, non se ne sarebbe pentita. E lui? M'ha cacciata! E mica è finita qua? Ha detto che se mi faccio rivedere, chiama la polizia. Grazie, Cecilia, vai pure. Buongiorno. Carina. Capisci, ingegnere? È un furbo. Uno che non casca nelle trappole, se si accorge che c'è di mezzo la sua professione. Eppure mi risulta che insidiava la moglie di un suo superiore. Si vede che andava a colpo sicuro. O sperava di trarne qualche vantaggio.
Io però avrei un piano. Vede, se lo vogliamo incastrare... Per sua norma e regola, io non ho mai incastrato nessuno. Perché s'arrabbia tanto adesso? Per uno che non riesce a rimediare altro che delle puttane. Frequenta prostitute. Certo. Ogni sera alle 8:00. Al fontanone del Gianicolo. E anche di bocca buona. Imbarca sui marchi dalla prima che gli capita. E a due colpi, una sveltina e via andare. Ui, è arrivato il professor. Professor, buonasera. Questa sera è tutto vostro. Sì, il professore, vediamo che fa, vediamo che fa. Ma guarda questo, viva democrazia. Ma dove vanno adesso? Non lo so. Si infrattano. Ecco, lo vedi dove vanno? Vanno in una strada buia. Qui non c'è paura, non ti vede nessuno. Fate fretta in fretta. Vedrai che non senti niente, non ti devi neanche spogliare. Tu lasciati guidare da lui, vedrai, sarà una cosa fatta per bene. Dimmi che sono il tuo caprone, chiamami caprone! Sì, caprone, ma facendo Andrè. Oddio, sono loro. Facciamo finta che siamo una coppia, baciami. Sporcaccioni, oltraggio al pudore! Hai visto, amore? 6:40. Sei contenta? Ma... Non ci mette niente. Domani lo farai pure tu. Ricordati di chiamarlo caprone, amore mio. Beh, vedrà, signora, che non la riconoscerà nessuno. È una festa importante. Sì, è una cosa in maschera, coi premi ai travestimenti migliori. Ah. Cercavo mia moglie, non so dove... Sandro! Dove, Sei tu. Ho visto, non l'ha riconosciuta nemmeno suo marito. Ma per carità, non si riconosce. Complimenti, brava, l'ha fatta proprio... Vedrà che è successa la festa di stasera. Quale festa? La festa. Ah, sì, la festa, certo, la festa del professor Valenti che ti deve fare. Sì. La festa, vedrai, non ti riconoscerà benissimo. Biona, quanto vuoi? Andate via, andate via. Avanza, che ce l'hai tu? Ah, brava. Ha chiesto 30.000, sono scappati, la flotta è in fuga. Brava. Dio, che vuole cantare? Ehi, ma a te che ti ci ha mandato? Oh, sto parlando con te, chi ti ci ha mandato? Ma io non la conosco, signora. La signora delle camelie. Io non la conosco, signora. Ma tu a chi vuoi sputtere, ne? La signora. Guardate se questo è il modo di parlare. Io non la conosco, signora. Ma vi raro hai dire. Mannaggia la miseria, ci va a finire sulla cronaca nera. Canta Napoli. Se ne verrà tutti, pesca fresca. Canta Napoli? Molto, dai, molto, molto. Con 10.000 in camera e 5.000 in macchina. Ce l'avete soldi? No, molta, molta. Per un momento, quando presto. Senti, io adesso vado a lavorare. Andiamo. Quando torno qua non ti ci voglio trovare, hai capito? Questo posto mi appartiene. Andiamo, che c'ho fretta. Un momento, quando presto, invece ir alla Francia, andiamo, va, mamma. E mi scappa. Che bel culo! Marilina, tu sei nuova? Sei nuova? Senti, ti do 30.000. Su, dai, ti vieni, 30.000? Gesù, sono cose pazze. Quella viene qua sopra a fare la puttana come se niente fosse. E magari fino a ieri come niente fosse se ne stava sul raccordo anulare, che ti credi? La concorrenza è troppa proprio, la concorrenza. Sta fetendona. Non mi sembrava proprio tanto fetenda. No, fetenda, zozzosa e tiene pure la parrucca, sì. Secondo me. Ma è carina. La bambulella è cera, mi pareva. A me sembrava tanto carina. Ma quale carina, è carina, carina. No. Sembrava carina, vedete. Ma quale carina? Ma perché siete nemiche? Ma sozzosa, una potente. Ma quale nemico? Quello è il posto mio, ecco. E nessuno me la deve toccare, hai capito? Ma che stai facendo? Poi ti sei fermato.
Ci avevi tanta fretta. Tieni, tieni. Crei. Tieni, scendi, vai. C'è, vai, grazie, c'è, scendi, subito, scendi. C'ho da fare, vai, vai, scendi. Ma che avete dormito tutti, scendi, quanti, scendi, a culo scopetto, sì? Vai. Ricchione! Ricchione! Stronzo, ho detto gattino! È tua, bambola! Chi è? Eh? Ah, bambola, è tua. Quale è bambola? Com'è meglio che non fai tanto dritto? Che niente, niente, lavori col pelato. Chi è il pelato? Non lo conosco io. Mai capito, Benone, mai capito. Parli piano, per favore. E allora di al pelato che da lui al bar il gobbo non si fa inchiappettà, mai capito? Va bene, riferirò, arrivederlo. Oh. Eh? E tu, la bambola tua qui, non l'inchiodi più, hai capito? Va bene, non l'inchiodo più, ma se ne vada, per favore, se ne vada. E se la vuoi inchioda qui, te devi da mettere prima d'accordo col Trippa. Eh? Oppure te credi che il Trippa si becca la sminfa. No, per carità, non ci penso nemmeno. Figuriamoci se il Trippa si becca la sminfa. Assolutamente, non ci penso proprio, no. Ma sì che parli da uomo. Saluti al Trippa. Ma io? Ma che male. Amore mio, è lui, è lui, è lui! Ah, sì, Dio ti ringrazio. Ti eri liberata, che era lui, che eri guarita. No? Sandro, eh? Sandrino, si vede che mi ero sbagliata. Si era sbagliata. Effettivamente, in casi del genere, l'errore è frequente. Soprattutto quando il soggetto anela disperatamente alla guarigione e precorre i risultati. Non lo chiamiamo sblocco apparente, ovvero rimozione fittizia. Ci fu un caso famoso a Vienna nel 1907. Ne parla anche Freud. Ma cosa vuole che me ne freghi a me di Freud? Scusi, professore, ma lo capisce che io sto perdendo mia moglie e non la posso perdere, che è l'unica persona che conta nella mia vita. E che cosa crede di risolvere lei con la sua nevrastenia? Dai, non lo so! Non ne posso più, professore, non ne posso più. L'ultima via d'uscita c'è. E qual è? C'era anche un altro uomo quella notte a casa sua. No. Un prete, se non sbaglio. Padre O'Connor. Ma per carità, non accetterebbe mai. E nemmeno Pamela, no, no, per carità. Eppure mi sembra evidente che dopo il fallimento con gli altri tre soggetti non rimane che tentare con questo padre O'Connor. Mi scusi, professore, ma se lei non si offenda, se lei avesse sbagliato la diagnosi... Darei le dimissioni dall'ordine dei medici.
È un caso così elementare che non potrebbe sbagliarlo nemmeno un ovellino. Non si arrabbi. Dicevo così, tante volte l'imprevisto. Ma quale imprevisto? Via, ingegnere, sua moglie ha subito una violenza sessuale. E i possibili aggressori erano quattro. Quattro e basta. Oppure vuole mettere nel conto anche le donne presenti? No, no. Ha detto donne. Ma quale donna? Sandro, io ti dico solo che quella notte fui aggredita da un mostro vero e proprio. Un essere dai polsi di ferro. E allora non rimane che una soluzione. E tu lo sai qual è. Sandro, non ricominciare con padre O'Connor. Se tu mi ami veramente, è arrivato il momento di dimostrarmelo, padre. I mortacci vostri. È impossibile. Padre O'Connor è il mio confessore. Sarà bloccato. Sei l'unica cosa della mia vita. Io non ti posso. Ma la volete piantare, sì o no? Andatevene! Sedete rabbovicià davanti a st'anime innocenti che vanno a scuola dalle moniche, che vanno. Affida la mignotta. Per me è liscio, grazie. Per me con un po' di soda. Va bene, sì. Oh, non c'è più whisky. Ma non importa. Vabbè, telefono al bar, fallo portare. Sì, no? Telefono subito. Io capisco le sue remore di ordine morale. Religioso, prego. Religioso, d'accordo. Però vede, io, come medico, non ho altra scelta, altra alternativa, che sbloccare con un nuovo trauma il trauma della signora. Mi sembra chiaro? E allora non si rivolga a me. Io ho pregato fervidamente San Patrizio. E San Patrizio mi ha assicurato che io quella notte non ho commesso atti impuri, assolutamente. Ma scusa, O'Connor, io non metto in dubbio la parola di San Patrizio. Ma dico fallo almeno per la tranquillità di Pamela, appunto, che è una tua penitente. Non lasciarla nel dubbio che tu avresti potuto salvarla. Ma Sandrino, se San Patrizio ha dato assicurazione... Sì, va bene, amore mio, ma cosa gli costa tentare? Roma è piena di preti che vorrebbero andare a letto con te. Oh, Sandro! È una bella donna. Che? Io non sono romano o italiano. Io sono un cattolico irlandese. Mia madre era italiana, molto cattolica. E se un cattolico irlandese decide di farsi prete, lo fa nel pieno rispetto di tutti i voti. Sì, va bene. Compresa l'astinenza. Sì, sicché tu nella tua vita non avresti mai... Mai? Io sono entrato in seminario a Roma a 13 anni. Se il padre mi consente, sì, io posso garantire comunque che, nonostante la mancanza di pratica, di esercizio, il rapporto risulterebbe del tutto normale. Lo senti, lo dice il professore, scusa. No. Come no? No, non mi piace affatto che voi mi guardiate come se fossi un animale strano del quale classificare l'efficienza. Non diciamo niente a nessuno, una volta sola, ti prego. Vado ad aprire, va. Bar. Fallo per Pamela, io non dico che lo devi fare, Sandro, per me. Non... Ma una volta sola, per non avere scrupoli. Non ce la faccio, ce la farà benissimo. Una volta, non è che tutta teologico, la vita. Vabbè, capisci? La teologia la lasci stare adesso, perché Buonasera. Non crediamo che c'è un ragazzo lì. Ecco, per favore, metà. Meglio cambiare discorso, signor ragazzo. Stia tranquillo, padre O'Connor, che apriremo quella famosa sottoscrizione per la sua famiglia. Buonasera, non di soldi. Adottò, scusi, che c'è? Scusi, il principale ha messo a conto queste bottiglie qua a sera. Quale sera? È qua a sera che voi c'è una festa, non stavamo per chiudere. E chi la fece l'ordinazione? Lei, dottor. Io? Il telefono, sì, non si ricorda. Forse non si ricorda perché era un po' bevuto. Buonasera! Un momento, chi le ha portate le bottiglie? Io, perché? Che cosa hai visto? Quanto tempo sei rimasto in questa casa? Parla. Dottor, io non so niente, io non parlo e non mi impiccio. Io sono questa di una cica. E invece tu la cica la spugna. Ma che me volete fare? Niente se dici la verità. Che cosa hai visto quella sera? Parla. Lo posso dire? Lo devi dire. Ma dottor, niente, ho visto lei tutto nudo che ballava con una sedia. Io? Io ballavo con la sedia, io. E lui, l'hai visto lui? Come no? Mi ha pure regalato un santino. Era tutto nudo che si copriva qui, insomma. Che cosa? Lo posso dire, dottor. Che cosa? So, non è carino, insomma. E balle. Si copriva? Con i santini? Sì, si mette tutti qui davanti al bebidone. Al bebidone. Non ti vergognare, se hai fatto il voto dell'astinenza e hai commesso atti impuri. Hai capito? Mi pare che questo dettaglio sia sfuggito a San Patrizio, eh? Hai sentito, San Patrizio, padre O'Connor, con le tue fotografie si copriva i cosi, come... Dico io. La signora, l'hai vista, la signora? O'Connor. Che faceva? No, è la signora, no. E come mai? Hai visto il reverendo e non hai visto la signora? Ma sa... L'hai vista o non l'hai vista? Parla, disgraziato! Ma io devo andare a bottega, lasciatemi aprire. Resista, forse ci siamo. Allora guardala bene la signora, te la ricordi? L'hai vista? Sì, l'hai vista? E lei che ha fatto quando ha visto che l'hai vista? Che ha fatto? Niente, dottore, si è girata e andata giù dentro quella stanza. Sì? Soppellante. Soppellando? E tu che hai fatto? L'hai seguita? Niente, di la verità, l'hai seguita? Ma così un momento, solo per curiosità. Sì. Niente. Sei andato nella stanza, dove c'era la signora. Ma un attimo, solamente per impicciare. Pamela, vai in camera tua, spogliati e sdraiati su. Buonasera, Ma che buonasera, vieni qua, tu non ti muovi da questa casa. Ma aiuti, professore, sì. Lo spogliamo. Ma che vieni qua, ma lasciate in camera tua moglie. Ma non fa tutto niente. Quella sera, fallo bene, ma fallo bene, caro. Fallo bene, caro.
questa volta ci siamo. Speriamo, professore. Non è detto l'ultima parola. Quando ci mette quello? Tu, mi aveva messo una paura, mi pareva che sa che doveva succedere. Basta che mo diceva che è buone, ma gli pare che rifiutava una cosa così. E come è andata, come è andata? E come dove è andato tu? Con rispetto parlando, sua moglie è una bomba. Bravo, bravo. E dimmi una cosa, hai fatto tutto come quella sera? Oh, adotto, che famo, ricominciamo? Io già gli ho detto, quella sera si don bianco. E sì che sua moglie è ubriaca com'era, c'aveva una voglia. E chi è? E allora perché sareste andati in bianco quella sera? Ah, dottore, non fu colpa mia, fu colpa del portiere. Quale portiere? Il portiere Tommasino. E il portone era aperto e sono entrato. Allora Tommasino che mi svega e mi fa: oh, a dove vai? Come dove vado? Gli fo io. Vado su dal dottore. Ah, sì? E mi fa lui: allora vengo pure io, perché lì su sono tutti ubriachi e stanno a fare un gran casino. E qui i condomini vanno a chiamare i carabinieri. Allora si apre l'ascensore e sale su con me. Bisogna dire la verità, dottore, che pure date fuori la porta si sentiva un gran casino. Chi piangeva, chi rideva, chi cantava. E poi lei, dottore, venne ad aprire la porta. Aspetti, aspetti, che ricordo tutto. Intanto sua moglie stava a ballare con un reverendo che mi sembrava nei Kesley. Lì vicino c'è stava un vecchio che seguitava a strillare. Ma, ho detto io, qui mi parano tutti matti. Ah, c'erano due zozzoni che si rintorcinavano. Anzi, no, erano in tre. Lui era vestito di bianco che mi sembrava un pinzettaro. E poi un panzone che mi sembrava il nonno di Tarza, che strillava: chiamate Pepicione! Chiamate Pepicione! A un certo punto sua moglie mi chiamava col ditino. Diceva proprio a me, diceva. E io mi avvicino. Reverendomi dalla mancia. No, volevo dirmi dal santino. Mi fregava assai a me del santino. Son pellando, io vado appresso alla signora. Adotto, mi deve da credere. Pareva che andasse tutto liscio quella sera. Quando a un certo punto Tommasino che me fa? Me gli rompe i coglioni, proprio a me. Me via e mi sbatte fuori casa. E poi so tu. Come che ne sai? Già avevo detto io sono uno che sa di una ciga. Adotto, domandalo al portiere che lui sì che c'è stato qua a sera. Pure Tommasino. E come no? Troviamo Tommasino. Ah, pronto Tommasino. Venga su per favore, le devo parlare. Ormai. Pamela, no, non ti rivestire, rimani così come sei. Dovrei proprio andare, ho una funzione urgente. Tu non ti muovi da questa casa. Non mi muovo da qui. Padre. E aspettiamo a Tommasino. Desiderava, dottore? Grazie! Che hai chiesto con mia moglie? Che hai fatto con mia moglie? Ricordo, partito, vai, dottore, no, aiuto! Vai, aiuto! Vai, disgraziato, vai! Ma che fa? No! Non ti muovere! Vai, fermo là! Aiuto, signore, vai, lei!
Ma che è nuda? Mia moglie ti ammazza, hai capito? Ti aiuto! Professore, l'ammazza! Io l'ammazzo! Io non ne posso più! L'ammazzo! Professore! Io l'ammazzo! Aspetti, lasci fare a me. No, rispondi. Sandro! Aiuto. Sandro, aiuto. Sandro, ti prego, stai calmo, vai, stai buono. Vedrai che San Patrizio ci aiuterà. Tocca a te. Calma. Sì, tocca a te. Sono il professor Baroni. Mandi subito l'ambulanza, urgente. Scrivo questo indirizzo. Calma, buono, Ma bravo, dai. Aiutato. Dai, aiutato. È quello nuovo, questo qua. Si è fissato che non trova nessuno che gli si incarca la moglie. Poveraccio. Tutta sta smania di diventare cornuto. Abbi pazienza, verrà pure il momento tuo, vedrai che barbar de corna. Tu dici? Speriamo, quando sei buono. Oh, hai visto come si è calmato? Vedi, certe volte la gente basta dirgli una parola di conforto al momento giusto. Hai capito? Namo, namo, si è addormito, lasciamo sta. Buon riposo. Va piano, vieni, namo. Principà, e qui siamo pochi, mi pare che da soli stiamo a verniciare tutta Roma. C'è quel tempo che c'è, questo è un lavoretto di fino. Noi siamo manovali di seconda. Sì, mo chiamiamo Michelangelo per la segnaletica orizzontale. Andiamo. Amore, che fa, ma squagliasse? A me? Andiamo, torna indietro. Ma perché? Forza. Ma no, guardi che non c'entro io. No, io vediamo. Sono vestito così perché... Dai! Questa è la divisa del manicomio. C'è un equivoco. Ma che c'entro io, scusa? Ma io però un po'. Ma cosa vuole da me? Non te sbagliassa, via qua, andiamo! Ma la smetta, ma insomma... Permette! Ce l'avete tutti con ma me, ce l'avete. Questo. Ma la smetta. Ma va a lavorare. Ma chi la conosce, lei? Qua. Ma insomma, vuol capire che io non c'entro. Sì, io sono l'ingegner Traversi. Sì, siccome il prete doveva andare con mia moglie, che poi invece non ci è andato sì, più. Sì. Allora mi sono trovato nei guai, ma le giuro, io sono l'ingegner Traversi. Ragazzi, domani chi c'ha laurea un po' lavorare. Ma lo vuol capire che c'è un equivoco, sì, io non vabbè, c'entro forza, niente. Sì, vabbè, forza, ingegnere, dagli le pennellesse. Ma quale pennellesse? Io sono lì di Traversi. Non batta la fiacca. Ma quale? No, ma pennella. Ma guardi che lei si sbaglia. Dai, che te fa bene. A Romolo, quanta vernice c'è rimasta? Poca, è l'ultimo. Ma video. Questo chi è? Ma a te come ti risulta? No, che chiama io? Come mi sa il principale ha preso una cantona? Dai, che capo, a Vespa! A Vespa! Fermatelo! Ferme da brutta paglia a fare! Mi targa! Ma Vespa mi ha trozzato la targa! No, dai! Una scuola che stai rodaggio! Ferma! Stai zitto, ti spacco la testa. Sandro, tu non stai bene. Devi lasciarti curare. Eh già, perché io bene. Sono pazzo, vero? Sì, e Sandro. Come pazzo io non rispondo delle mie azioni. Ma tu che vuoi da me? Lo sai benissimo cosa voglio da te. Devi andare a letto Maria, con mia moglie. C'è l'ultima speranza che mi è rimasta. Io non posso dannare l'anima mia. E all'anima mia non ci pensi, no? Preferisco che tu mi uccidi da qui, in questo momento, ma adesso. Sì. E allora io t'ammazzo. A meno che? A meno... Che cosa? A meno che non si possa ottenere la dispensa dal vescovo. No! Almeno il Vaticano teniamolo all'oscuro. Mi dispiace, Sandro, è indispensabile. La dispensa? Yes. Ma tu lo conosci bene? No, l'ho visto solo un paio di volte. Ma è uomo di grande saggezza e prudenza, dicono. Speriamo bene. Ma è proprio necessario che io assista a questo colloquio. Certo. È così imbarazzante. No, scusa, qui se c'è uno che deve essere imbarazzato, se permette, sono io. No, prego, il più imbarazzato sono io.
Sua Eminenza guarderà a me come ad un apostata. Sì, e a me come a un cornuto. E allora a me? Vabbè, a te come una puttana. Oh? Scusa, Pamela, ma che vuoi fare? Comunque io vi avverto che non esco da questo palazzo finché non avrò ottenuto la dispensa, va bene? Sua Eminenza vi attende, prego. Accomodatevi. Grazie, grazie. Sì, vedo, vedo. Un caso delicato. Anche piuttosto insolito, direi. Beh, sì, effettivamente, Eminenza. Per questo ci siamo decisi a venire da lei. Vedo una scrupolosa documentazione scientifica. La Chiesa è molto sensibile alle istanze della scienza. Tuttavia la scienza ammette raramente che esiste anche una terapia che si chiama preghiera. Abbiamo molto pregato, Eminenza. Lei è confessore della signora? Eminenza, sì. Ed è in qualità di confessore che frequenta la casa della signora, avendo occasione di partecipare a delle serate mondane, diciamolo pure, licenziose? No, mi scusi, Eminenza, ma la serata non fu affatto licenziosa. Un imprevedibile incidente è stato. Sì. Sì, sì, va bene, è scritto tutto qua dentro. Vogliono usarmi la cortesia di lasciarmi un attimo solo in compagnia della signora? Prego, Eminenza. Prego. Eminenza. Mi raccomando. Figliola, sei veramente decisa a tentare questo esperimento? Ormai non abbiamo altra scelta, Eminenza. Capisco. Il diavolo, come suol dirsi, ci ha messo la coda. E non soltanto la coda, vero? Sì, Eminenza. Egli mi prese. Figliola, l'hai visto in faccia? No, Eminenza, di profilo. E saresti in grado di descrivermi il maligno? Beh, sì, intanto aveva le corna. Beh, logico, è chiaro. Poi aveva la coda. Me ne descriva la faccia, piuttosto. Aveva la bocca grande, tutta storta. E poi due occhi rossi, due occhi di fuoco rossi. Naso? Naso regolare, occhi chiari, capelli grigi. Che dici, mia moglie riuscirà a convincerlo? Abbia fiducia in Sua Eminenza. Non ti agitare, Sandro. Iddio illuminerà Sua Eminenza. Speriamo che illumini pure mia moglie. Deve convincerlo a parlare. Ma tu la conosci meglio di me, Pamela. Non dirà una sola parola. Poi i baffi e con i riccioli. Poi le orecchie a punta, così, lunghe, e i piedi biforcuti. E si biforcavano questi piedi biforcuti. Vedesse come si avvicinavano questi piedi biforcuti. Io gridai. Io gridai. Vada retro, Satana. Io ho cercato di salvarmi, Eminenza. Aveva l'aspetto. L'aspetto di uno che è maligno nell'anima. Era un essere degno delle fiamme dell'inferno, Eminenza. Come andate? È concesso. Grazie, Eminenza, grazie. Sed, interposito lino. Che vuol dire interposito lino? Vuol dire che una tela va posta tra i due corpi durante la congiunzione. Come? Per evitare il contatto. Ah, ecco. Non... ecco. Va bene, eh? Ecco fatto. Tranquillo. Ma sì, quanto ci vuole, Sandro? Un momento, Pamela. Scusa, mica è una cosa facile, sai. Poverina, è ansiosa. Si capisce, d'altra parte. Poverina. Ecco, abbiamo fatto. Non ci voleva niente, non è che poi, come si dice, dove sta il buco? Non lo trovo più. Ah, ecco qua. Va bene così, professore? Vogliamo andare, padre Connor? Devo proprio andare. Certo. Ah, ricominciamo. Certo che devi andare. Siamo qui per questo, no? Ma perché il signore vuole mettermi alla prova? No, no, è la signora che ti vuole mettere alla prova. Dai, padre Connor, andiamo, va. Su, coraggio, coraggio. Mi raccomando, siamo nelle tue mani. No. È arrivato il momento. Fai una bella Sandro, figura. Mi raccomando, vai, O'Connor, vai. Oddio mio.
Professore, speriamo che Dio ce la mandi buona. Grazie, padre Connor, per aver accettato questa prova serenamente. Serenamente. I santi della chiesa primitiva, quelli sì che andavano serenamente al martirio. Ma anche per me è un sacrificio. Ah, sì? Beh, non è una cosa che mi capita spesso. Ma no, e quante volte, figliola? Dimmi liberamente, quante volte? Ma, dimmi. Padre O'Connor, non siamo in confessione. Ah, no? Eh già, tutt'altro. E allora? Allora? Eccoci qua. Ah. Ah, i piedi! Alluce! Invece il pollice è quello dell'autostop, insomma della mano. Le altre dita non cambiano nome, indice, medio, anulare, anulare anche i piedi. Hai mai messo anelli ai piedi tu? Mai, eh? Invece alcune donne aborigine dell'Australia usano queste... Ma hai finito, padre O'Connor? Dai, su. Pamela, anch'io sono un uomo fatto di carne come tutti gli altri uomini, capisci? Sì, capisco. Ma dobbiamo incominciare, su. Anch'io, come dice il professor Baroni, sono convinto di essere abile per un normale rapporto sessuale. Sì, se vuoi eccitarmi, ci stai riuscendo perfettamente. Oh, signore. Professor, dica qualcosa, faccia delle ipotesi, non lo so. Legge sempre. Questa attesa mi spezza i nervi. Prenda un tranquillante. No, no, qui bisogna agire. Bisogna aiutarlo, quel poveraccio. Che cosa vuol fare adesso? Che cosa faccio? Metto della musica. Una musica lasciva, eccitante, che aiuti quel povero disgraziato, non so, tipo chitarra hawaiana. Ecco, The Coconatos, Luna a Bora Bora, va bene questo qua? Ma lo faccio o rovina tutto? Come rovina tutto? La musica profana, lasciva, è collegata al concetto di peccato. Beh? Proprio quel concetto del quale padre O'Connor deve tentare di liberarsi in questo momento. Ah, già, è vero. Se proprio vuol suonare qualcosa, metta su un pezzo sacro, non so, una messa solenne, per esempio. O roba del genere. Bene, bene, allora vediamo un po'. Vieni, ti prego. Ti desidero da impazzire. Signore, tu se vuoi puoi ancora fermarmi. Ti prego, dammi un segno, signore. Ah! Ah! Ecco il segno! La mia anima è salva! Ah, la mia anima è salva! Sorry, ma me, sarà ben altra volta. Oh, la mia anima è salva! La mia anima... La mia anima è salva! Ma donna, salva! Ma che hai fatto? No, non l'hai fatto! Sei qualcuno! Non lo so. Così, io e Pamela non avemmo più bisogno né di preti né di psichiatri, ma soltanto di un buon avvocato capace di avviare le pratiche per una separazione. Siccome ci amavamo ancora, vivere nella stessa città sarebbe stato un tormento per tutti e due. Ottenni dall'azienda di essere trasferito alla filiale di Amsterdam. Certo, per la mia carriera era un guaio, ma avendo perduto Pamela, non avevo più motivo per coltivare ambizioni. Naturalmente il mio sistema nervoso era a pezzi. Così mi misi nelle mani di un famoso psichiatra olandese che mi consigliò lunghe passeggiate in luoghi sereni e tranquilli, ricchi di acqua. E ad Amsterdam l'acqua non mancava di certo. Dovete sapere anche delle donne, naturalmente. Beh, in questa città la compagnia femminile è l'articolo di più largo consumo. Ma questo non è un conforto per chi ha dovuto rinunciare a un grande amore e per di più ha superato l'età delle sollecitazioni erotiche più grossolane.
Per chi ha gusti particolari e si annoia frequentando l'altro sesso, ci sono anche altre opportunità. Ma non è il caso mio, come vedete. La lunga castità mi spinge talvolta verso curiosità pornografiche, ma la pornografia, quando è inflazionata, spinge piuttosto all'impotenza. Als het goed zou, u zult zien dat het zal werken. Ja. In deze verkopen we tenminste 15 per dag. Ja. Mensen van over heel de wereld komen speciaal hier naartoe om ze te kopen. Van Marokko, Amerika, Italië. Marokko? Ja. Ja. Kost niet veel. Gaat het goed zo? Strak genoeg? Nee, strakker? Ah, ja, ja. Ja. Wat is dat? Oddio mio, ma questa mi sembra Pamela. Lo scoppio? Ja? Ma cos'è sta fotografia? Ja, meneer? Ja, ja, staat u erg goed. Wilt u zich spiegelen? U kunt betalen aan de kassa. Oddio mio. Ma questa è Pamela. Scusi, signorina. Come mai avete queste fotografie? Wat zegt u? No, dico, questa qui è mia moglie, questa è la casa mia, io l'ho riconosciuta. Ma begrijp u niet. Ma perché le avete voi queste fotografie? Se questa le dico che è mia moglie, ne sono sicura, l'ho riconosciuta, mia moglie. Italiani. Ma come mai sono qui? Chi mi può aiutare? Scusi, signora. Italiano, vero? Sì, brava. Ah, italiani, i nostri più buoni clienti, si vede lei intenditore. Siccome lei parla italiano, mi vuole spiegare come mai mia moglie qui è nuda? Qui niente studio, modella, nudo, ma tutto vero. Con teleobiettivo, fotografie clandestine, capisce? Da lontano, come spie. Foto reporter, tutto intero il mondo, di nascosto come voyeur, capisce? Avete molti foto reporter da Roma, voi? Oh, molti da Roma. Roma molto dolce vita. Senta, signora, siccome mi serve per una cosa mia, potrei avere i nomi di questi fotoreporter? È un fatto personale. Oh, signore, questo è top secret. Vabbè, ma capisce? Comunque, faccia piccola indagine su tutti i fotografi vicino casa sua. Scusi, posso fare una telefonata? Oh, sì, dov'è? Sì, prego, prego. Signorina, sono l'ingegner Traversi. Mi prenoti un posto sul primo volo per Roma. Vuole smettere di guardare. Scusi, sa, ma che è sua moglie? Sì, perché? Vede quel terrazzo con la tenda abbassata? Sì. Quello è il terrazzo di casa mia. E lo vede questo divano beige qui, rotondo, sulla fotografia? Questo è il divano del salone di casa mia. Insomma, la foto è stata scattata da questo punto col teleobiettivo. E lei, guarda caso, fa il fotografo. Ma no, lei mi vuole rovinare. Mi vuol far passare un guaio, porca miseria. Proprio adesso che mi stavo ritirando su. Hai confessato, finalmente. Che c'è? Niente, Peppino. Lei mio, lo capisci che questo è orfano? Quante ne hai scattate?
Una sola. Quante ne hai scattate, mascalzone? Due, tre, una decina. E quanto te l'hanno pagate? Non glielo dico neanche perché mi prenderebbe per un imbecille. Allora? Papà, sveglia, dedici a te. Sono dei pidocchiosi quelle. Quanto te l'hanno pagate? $10. Vabbè, guarda, io non ti denuncerò. Non mi denuncerà? No. Grazie, Peppino, bacia la mano, signore. No, lascia stare, lascia stare. Io sono a sua disposizione, faccio tutte le fotografie che vuole, a lei e alla sua signora. La mia signora gliene hai fatte già troppe di fotografie. Guarda, io te le pago, 10.000 lire l'una, ma tu me le consegni tutte, hai capito? Ma lei con chi crede di parlare? Sono una persona onesta, sai io. Sì? Certo. Allora che fai, me le dai o non me le dai? Io gliele do, se lei non dice niente a nessuno. Non dico niente a nessuno, ma dammi le fotografie. 10.000 lire l'una? 10.000 lire l'una. Io non sono abituato a queste cose, non dovrei neanche dirlo, ma lo faccio per questa creatura. Sì, eh? Te che c'ha un retrito, lo sa lei. Mm. Chi è? Maleducato. Ma vuoi. Dai, piglia ste fotografie. Adesso forza. Le prendo. Ah, guarda. Democristiani, deputati, dame di compagnia, depravati. Oh, mi scusi, non volevo alludere dai, per lo dai, schedario. Dai, metti qua, dai ste foto. Non si vede chi è. Ma chi è sta pedentone? Sto disgraziato, non si riesce a vedere. Ma chi può essere? Non si vede niente. Ma questo sono io. Ah, ma questo sono io. Il fedentone sono io. Oddio mio, ma sono io. Il diavolo sono io. Grazie, amico mio, grazie. Mi hai salvato la vita. Grazie, grazie, il diavolo sono io. Sono io. Sono io, il tuo diavolo. Viva, io sono il diavolo. Buonasera. Riverito padre Connor? Sì. Interessano queste foto? Più avanti ci sono i particolari. Lei ha violato il voto dell'astinenza, padre. Potrebbe trattarsi di un fotomontaggio, Eminenza. Dica semplicemente di un montaggio. In ogni modo, lei ha bisogno di un lungo ritiro spirituale. Eminenza, sì. Raggiungerà il convento delle Carmelitane? Sì, va bene. Anzi, no, dei Carmelitani sarà meglio. Come vuole lei, Eminenza? Beh, poi vedremo. Tutte le altre foto riguardano sempre lo stesso argomento? Non ho avuto il coraggio di guardarle, Eminenza. Mi passi gli occhiali, per favore. Non i suoi, i miei. Ah, già, scusi. Ecco. Bella. O'Connor. O'Connor. Ma questa com'è? Oh, scusi, Eminenza. Credevo che girava a destra. No. Una serata movimentata, a quanto pare. Nel nido della rondine si covano anche le uova della quaglia. Che cosa sta dicendo, padre? Un antico proverbio irlandese. E le pare il momento di abbandonarsi al folklore? No, certo. Tutti ospiti di quella festicciola in famiglia, vero? Sì, sì. Mi ascolti, padre. Lei crede o non crede al diavolo? Sua santità ne ammette l'esistenza. E se lo ammette sua santità, dobbiamo ammetterlo anche noi, non trova? Ah, senza dubbio.
C'era un ospite quella sera in casa dell'ingegner Traversi. Un ospite del quale nessuno di voi si è reso conto. Il diavolo. Davvero? Il diavolo. Ah. Lei ricorda San Prudenziano, naturalmente. 1027 e 1102. 1115. San Prudenziano dice che il demonio può a volte incarnarsi nelle creature umane. Lei ricorda del resto anche Santa Merentina. Santa Merentina. Santa Merentina, Merentina. No, Merentina. 1100? 1100? 13. 1127. Inutile che ti rendo indovinare. Lo so. O lo sa o non lo sa? Non sono preparato. Ecco, allora si prepara, si la studi. Santa Merentina dice di aver visto il demonio incarnato nelle fattezze di un giovane bellissimo. Hai capito. Quindi dobbiamo stare molto attenti a Belzebù. Ricordiamoci che Belzebù corrompe e scotta. Ed è un gran fio della mignotta. Un altro proverbio irlandese? No, è una cosa che dicono qui a Roma e dintorni. Ah. Lei comprerà i negativi di queste fotografie. A sue spese. Ma Eminenza... E nessuno saprà mai ciò che io e lei sappiamo. Non permetteremo al maligno di mostrare le corna. No, né le corna del maligno, né le corna dell'ingegner Traversi. Eminenza, io... Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo! Vieni, andiamo in terrazza. Facciamo lavoro davanti a tutti. Vieni, tutti ci devono vedere. Andiamo in terrazza, vieni. Vieni. Sveglia, sveglia! Stanotte non si dorme. Lo spettacolo è gratuito. Ci esibiremo a richiesta del pubblico. Sveglia, sveglia! Io e la mia gentile signora eseguiremo su questo tappeto schifezze mai viste. Numeri erotici straordinari, raffinatezze indiane, brutalità marocchine, ghiottonerie bolognesi, perversioni polinesiane, Sodoma e Gomorra, Ninive e Babilonia. Prossimamente su